Acropoli Medica del dottor Giuseppe Fortugno è un centro medico per la cura dell'obesità e del sovrappeso, specializzato nella prevenzione delle malattie metaboliche. Polimedica, grazie al proprio team di professionisti di altissimo livello e a una struttura moderna, accogliente e funzionale, offre numerosi servizi personalizzati e con standard di qualità elevata. Nutrizione e dietologia, con medico specialista, diabetologia, endocrinologia, ecografia, chirurgia dell'obesità e psichiatria. Inoltre, pacchetti personalizzati per famiglie e per pazienti che effettueranno più visite. Studio Polimedica, Corso Garibaldi 277, Siderno. Polimedica, qualità ed efficienza al tuo servizio. Camsa, paint your feet. Stile da vivere. Ci troviamo al centro storico di Siderno. Dai nostri pascoli la mozzarella ha un solo nome: Ilma. Dal latte fresco appena munto direttamente sulla tua tavola. Ilma e non solo mozzarella. Formaggi di ogni tipo. Ilma è genuinità a portata di bocca. Tutta la bontà del latte fresco nei prodotti Ilma. Caseificio Ilma, Contrada Vasì, Caulonia. Fresco in tutte le stagioni. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Al centro di Siderno trovi Parisi Fashion, il nuovo modo di vestire alla moda e indossare capi delle migliori marche. Alviero Martini, Hermonton Lane, Siviglia, Heritage, Mastai Ferretti, The Seagull, Lucky Lou, Canadiens, US Polo, Braccialini, Crizia, Diana Gallesi e molti altri ancora. Per uno shopping glamour che fonde il design con le ultime tendenze, Parisi Fashion, condominio La Galleria, primo piano, sopra BNL. Studio dentistico Dental M di Giovanni Marrapodi. Uno studio d'avanguardia dove vengono eseguite tecniche di implantologia computerizzata assistita con risultati di eccellenza. Protesi fisse e mobili, impianti dentali, implantologia a carico immediato. Perché andare lontano? Qui soddisfiamo ogni tua esigenza con un'equipe medica proveniente direttamente da Messina. Ortodonzia per adulti e bambini. Ortodonzia estetica, igiene orale, odontodiatria conservativa, otturazioni estetiche e intarsi, ed inoltre radiologia panoramica in sede. Questo e tanti altri servizi da Studio Dentistico Dental M, Bosco Sant'Ippolito, Bovalino, strada per Belloro. Studio Dentistico Dental M, per tornare a sorridere.
Puntualissimi quest'oggi, ben ritrovati a tutti. Martedì 10 ottobre, rassegna stampa di Telemia con i principali quotidiani calabresi e con quelli che sono i fatti del giorno. Li scopriremo tra poco attraverso le prime pagine. Intanto andiamo a dare subito un'occhiata all'apertura che riserva Gazzetta del Sud. Vediamo subito il titolo. Centrale, Vibo Valencia, legalità fa rima con normalità. Il presidente del Senato Pietro Grasso, a 25 anni dalle stragi di Capaci, è via da meglio. Non c'è bisogno, si legge nel sottotitolo con tanto di virgolettato, di eroi, ma di una cultura della giustizia. Così va combattuta la mafia. Subito taglio alto, titolo sottotestata per quanto riguarda l'edizione di Reggio di Gazzetta. Mortara, l'incubo sarà realtà? E questo il punto di domanda. La notizia arriva direttamente dalla città di Reggio, la perizia tarda e la ditta La Fatre intravede il suo lieto fine. Ancora per quanto riguarda il Regino, scilla, vedete il titolo, primo intervento l'ASL ripristina il servizio per quanto riguarda le 24 ore, qui l'ex ospedale di Scilla. Proseguiamo ancora con Spalla, gli occhielli di Reggio e provincia, Scilla Bagnara, una mucca sulla 2, un incidente surreale. Poi a Reggio, estate sicura, bilancio positivo della polizia, Rosarno dalla piana danneggiata la teca della statua di Santa Rita. Vediamo subito la fotonotizia di centro pagina, in arrivo 49 autobus, ma chi li guiderà? Questo è il punto di domanda. Reggio, ATAM sarà dotata di nuovi mezzi ma mancano gli autisti. Un'altra notizia dalla piana, Laureana di Borrello per la cronaca giudiziaria, processo Lex, il comune si costituisce parte civile. E poi missione compiuta, ha sofferto l'Italia, non ha giocato tra l'altro una grande partita ma ha vinto, erano importanti questi tre punti, sono arrivati, ce l'ha regalata questa vittoria Antonio Candreva, vedete, esulta dopo la rete, ha regalato dunque i tre punti agli azzurri con un gol nella ripresa. La nazionale di Ventura dunque ora aspetta il sorteggio, possiamo parlare tranquillamente dunque di missione compiuta. Lasciamo la prima pagina di Gazzetta del Sud, il quotidiano del Sud, per quanto riguarda gli altri fatti del giorno nella nostra edicola digitale per questa prima edizione della rassegna stampa di Telemia. Per quanto riguarda l'edizione di Reggio Calabria, questo è il titolo dunque di apertura, truffa dei boschi, indagini chiuse, la procura di Castrovilla rimesso su un sistema di agevolazioni per alcune ditte. Tra i 9 indagati l'ex direttore di Calabria Verde, il capo gabinetto della regione Calabria. E ancora Tropea Festival, vedete, lotta ai mafiosi, Grasso tra attualità e memoria. Il presidente parla anche del caso Musella, vedete qui il presidente del Senato Piero Grasso in questa foto. Andiamo avanti, San Demetrio Corone, presa la banda che sfornava marijuana, la cronaca in primo piano, se arresti per la droga spacciata insieme al pane. Insieme al pane, ai panini, ai biscotti era possibile acquistare anche della marijuana nel forno, sito nel centro di San Demetrio Corone. A scoprirlo, a seguito di complesse indagini durate circa 6 mesi, sono stati i carabinieri di San Demetrio. Proseguiamo, Vibo Valencia sono gli occhielli ancora di prima pagina, estradati in Italia 9 componenti dell'Andrina Svizzera espulsi da Torino. A fianco Regione Calabria, parentela attacca, cinghiali pericolosi, non solo in politica, una vera invasione, dice parentela del Movimento 5 Stelle. Poi si parla di economia, zona economica speciale, il successo polacco fa sognare anche la Calabria. Crotone, migranti e accoglienza, opinione pubblica divisa sulla questione sicurezza, mentre continuano gli sbarchi, gli arrivi in Calabria. E ancora Reggio, asilo nido con vista spazzatura davanti alla scuola per l'infanzia Telesio Ciraulo su Viale Europa, i genitori degli alunni, colpa dei vandali ma il comune sia attento. E poi Bagnaro, un vitello sacro provoca un incidente sulla 2 a Simeri Crichi, pecore uccise invece dal treno. Verso i mondiali, vedete lo sport, Albania battuta, una speranza in più per la nostra nazionale di calcio verso i mondiali di Russia. E poi la storia, l'addio di Pirlo dalla regina alla leggenda, vedete Andrea Pirlo ha giocato alcune stagioni nella regina, veramente straordinarie, centrocampista tra l'altro, anche che ha giocato nel Milan e nella Juventus della nazionale. Lasciamo la prima pagina del quotidiano del Sud e completiamo con il nostro portale www.telemia.it. vedete l'apertura, Franco Salerno, capogruppo di minoranza Ariace, vicenda Lucano,
Io sto con la magistratura, dice Franco Salerno. E poi ancora, per quanto riguarda le altre news, l'omelia del Vescovo e l'evangelizzazione di Fratel Cosimo in occasione della giornata di preghiera per la conversione dei mafiosi. L'iniziativa che si è tenuta sabato al santuario dello Scoglio. E poi vedete treno in veste gregge, disagi sulla Ionica, la notizia è rimbalzata subito sul nostro portale. E poi oltre due secoli di carcere contro i narcos calabresi a Milano, la cronaca giudiziaria addominale. Andiamo in bacheca, lo dicevamo, Franco Salerno, capogruppo di minoranza Riace, vicenda Lucano, io sto con la magistratura. Dunque, poi a fianco Cavoloni, una mozione della minoranza di richiesta, intervento urgente per messa in sicurezza acquedotto Contrada Stramerca. E ancora noi con Salvini in difesa dell'aeroporto dello stretto di Reggio Calabria. Poi Calabria ancora, pericolo cinghiali, parentele del Movimento 5 Stelle, interroga Galletti, Oliverio immobile. Dunque vedete la notizia che abbiamo anticipato attraverso le prime pagine, c'è anche sul nostro portale già dalla tarda serata di ieri. Serie C, siamo allo sport, il Catanzaro Calcio di Onige si presenta, feeling immediato con la società, lo abbiamo detto ieri, è ufficiale, adesso abbiamo anticipato in qualche modo Davide di Onige, il nuovo allenatore Catanzaro, sostituisce Erra che è stato esonerato dopo la sconfitta del Catanzaro nel derby a Rende. E ancora eccellenza, ci sono tutti i video dall'eccellenza alla Serie D fino al campionato di prima categoria con tutti i servizi più importanti che sono andati in onda ieri sera nella puntata Tutti in Campo. Bene, lasciamo le prime pagine, tra poco inizieremo ad analizzare i temi all'interno dei quotidiani calabresi come facciamo ogni mattina. Le pagine all'interno sono tutte dedicate alla politica per quanto riguarda primo piano e noi andiamo subito a dare un'occhiata a questa news di pagina 4. Adesso D'Alema va all'attacco in un dibattito a Milano con Birbaum, aggiunge: io diviso voglio dividere la sinistra dalla destra, è pronto a riallacciare il dialogo con Pisapia ma solo alle sue condizioni. Vedete qui Massimo D'Alema all'incontro sul futuro dell'Europa, poi di spalla referendum e Maroni, autonomia su ogni materia. E poi ancora la legge elettorale, il Rosatellum bis, oggi in aula circa 200 gli emendamenti, tutti o quasi delle forze che si oppongono. I 5 Stelle ne hanno presentato il 55,28, ancora 5 Stelle, Di Maio si confronta sull'editoria, chiude gli incontri sul programma e vede Fico e Liuzzi, vedete qui Luigi Di Maio. Ancora per quanto riguarda le notizie all'interno del quotidiano, ci occupiamo adesso di immigrazione e soprattutto sicurezza. Siamo fuori controllo per quanto riguarda migranti, vedete il virgolettato, reazioni contrastanti per gli ultimi episodi di cronaca nel Crotonese. Preoccupato appello alle istituzioni dal sindaco di Isola Caprizzuto Bruno, il sentimento prevalente è quello della paura. E ancora vedete qui le scritte che sono arrivate direttamente sulle pagine Facebook e sul web, buttateli a mare, attaccate ad una corda, non meritano nessuna pietà, complimenti alle forze dell'ordine. Ancora le forze dell'ordine, ancora vedete altre note che arrivano direttamente da Facebook. E poi la testimonianza, vedete, per gli arresti, perché mettere solo le foto dei due migranti? Questo il punto domanda con tanto di virgolettato, la riflessione dello scrittore e fotografo Fiorino, eccolo in questa foto Maurizio Fiorino. A fianco un'altra testimonianza, post delle forze dell'ordine, servirebbe più equilibrio, il pensiero della specialista in welfare Cerminara, eccola Anna Cerminara in quest'altra foto. E noi proseguiamo, ci occupiamo adesso di economia. Pagina numero 7, tutti i vantaggi della ZES, 200 milioni stanziati per due grandi categorie di aiuti, quelli agli investimenti e quelli al funzionamento. In attesa del decreto attuativo, ecco gli incentivi che sono stati proposti dalla regione. Il miracolo della Polonia legato a ben 14 ZES istituite. Qui Claudio De Vincenti, ricordiamo il ministro per la coesione territoriale. Poi l'iniziativa La Calabria Centrale insiste nel suo progetto. Oggi il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo incontrerà a Roma il sottosegretario Gentile. Eccolo Sergio Abramo, sindaco della città di Catanzaro in questa foto. Da Cosenza invece la richiesta dell'area Pollino Sibariti ed è seconda riunione del comitato che raccoglie i sindaci, il parco del Pollino e la provincia di Cosenza. L'idea è individuare una zona con la Basilicata, chiesto un incontro urgente anche al governatore calabrese Mario Oliverio. Speditamente andiamo avanti e ci occupiamo subito dell'apertura della pagina Calabria che anticipa tra poco i temi locali, tutti importanti quest'oggi. Vibo Valencia, niente consensi al sistema mafioso, vedete
questo virgolettato, qui l'intervento di Piero Grasso, il presidente del Senato, apre il Tropea Festival, leggere e scrivere. Grasso, Musella, la magistratura potrà ben valutare, dice, tutto ciò che viene contestato. Per Battisti presto si troverà una soluzione. Poi delitto caccia, la lettera anonima e la prova decisiva, le motivazioni sulla condanna di Rocco Schirri. E poi il report Vibonese in testa per gli omicidi, furti e borseggi, un miraggio, associazione a delinquere, Reggio prima. Proseguiamo ancora, voltiamo pagina, sempre all'interno del quotidiano del Sud, altri fatti del giorno, altre news. Vibo, 'Ndrangheta, estradati in 9. Adesso ci occupiamo di cronaca giudiziaria, gli imputati al processo Helvetia costretti a lasciare il Canton Zurigo. Secondo la DDA di Reggio avrebbero costituito la società di Fraunerfeld. Qui uno dei summit filmati dagli inquirenti regini. E ancora Catanzaro per l'Istat nel 2016 e boom di agriturismi in Calabria. Cosenza rimane la provincia con più aziende, 311, ha fatto registrare un più 5%. Ed agriturismi in crescita dunque in Calabria. E poi Petiglia Policastro, Nicolazzi, se non mi aiutano, protesta eclatante, dice. Continuiamo, San Demetrio Corone, lo anticipavamo nei titoli di apertura, la cronaca adesso a dominare. Panetti sì, ma di marijuana, 6 arresti dei carabinieri, fra cui il titolare del negozio. Nel forno storico del paese i pusher nascondevano la droga da spacciare. Vedete un momento della conferenza stampa, al centro del tavolo la PM Ciancia e il procuratore capo Facciolla. Sequestrati 1,4 kg di erba pronta alla vendita, gli indagati volevano dar fuoco alle auto dei carabinieri. E poi vigili del fuoco, nuovo sit-in dei lavoratori precari, nonostante le carenze organico e la risoluzione Fiano, nessuno ci ascolta, messa in atto in risoluzione Fiano, vedete qui uno degli striscioni esposti dai manifestanti durante il sit-in che si è tenuto a Catanzaro. Continuiamo, adesso ci occupiamo di Calabria Verde, indagini chiuse sui tagli nei boschi. 9 persone sotto inchiesta per il legname sparito da Bocchigliero. Tra gli accusati l'ex direttore generale Paolo Furgiuele e il capogabinetto della Regione Calabria Pignanelli. Vedete qui l'ex direttore generale di Calabria Verde Paolo Furgiuele. Le pressioni del dirigente regionale per la ditta amica. E poi l'emergenza, altro tema importante, Regione immobile sui cinghiali. Vedete questo virgolettato, le accuse sono di parentela del Movimento 5 Stelle sulla gestione degli ungulati, piano faunistico fermo al 2003, è necessario aggiornarlo subito. Vedete una famiglia di cinghiali in questa foto. Taglio basso, l'incidente, gregge di pecore travolto dal treno per 3 ore, chiusa la Crotone Roccella, ritardi e 3 convogli regionali cancellati nella giornata di ieri, tanti disagi, diversi animali uccisi sui binari, stavano attraversando i binari ferroviari quando sono stati presi in pieno dal treno che stava percorrendo la tratta Crotone Roccella Ionica. Il gregge di pecore si è trovato a percorrere i binari proprio nel momento in cui il treno stava facendo la sua regolare corsa e l'impatto immediato ha portato ad un blocco della circolazione ferroviaria con ritardi che sono andati oltre le 3 ore, tanti i disagi soprattutto per i pendolari di rientro. Il caso, un vitello sagro scorazza sull'autostrada, tamponamento a catena e un ferito, è successo a Bagnara Calabra nel Regino, il fatto è accaduto tra le uscite di Bagnara e Scilla. Vedete qui in quest'altra foto il luogo dell'incidente. E poi una notizia in breve, Coldiretti, la cipolla IGP nel Minestrone Findus. Noi proseguiamo perché ci andiamo ad occupare di degrado nella pagina di Reggio, asilo nido con vista spazzatura. Davanti alla scuola per l'infanzia Telesio Ciraulo su Viale Europa, i genitori degli alunni, colpa dei vandali, ma il comune sia attento. Problema ancora altrove, rifiuti in strada a San Gregorio. Vedete alcune immagini del degrado davanti alla scuola di Viale Europa, veramente una situazione difficile, di grande degrado con tanti cumuli di spazzatura. E poi tutela degli animali, randagismo, nuovo regolamento. Nell'articolo 1 del testo il comune adotta una morale biocentrica. Voltiamo pagina, altri temi, andiamo subito ad occuparci
di Tirrenica prima, di Locride dopo. Questa è l'apertura, il giorno del commissario Saladino a Villa San Giovanni. Il prefetto a riposo incontra oggi i consiglieri comunali. Siclari ricorre al Consiglio di Stato e punta a tornare sindaco tra meno di 6 mesi. Qui Vittorio Saladino. E poi ancora Villa San Giovanni, sala giochi sospesa per 15 giorni. Meta di pregiudicati e sorvegliati speciali. Polizia esegue decreto del questore Grassi. Di spalla Scilla ospedale. Punto, primo intervento revocato, dimezzamento. Questa senza dubbio è una buona notizia, perché è un primo risultato quello ottenuto dal sindaco dunque di Scilla e dai sindaci della Costa Viola. Ancora Bagnara Calabra di Sesto, occhi puntati sul muro di Cacilì. L'assessore ai lavori pubblici interviene per il cedimento al rione Marinella. Dominici, dopo 2 anni senza lavori, il finanziamento regionale è stato revocato. Si pensa alle frane e si scorda il mare. Vedete Rocco Dominici in questa foto. Per quanto riguarda la Grecanica, andiamo direttamente a Bova per questa news. Un motoraduno da mozzare il fiato. Oltre 250 partecipanti si sono ritrovati per 1 o 2 giorni nel territorio sulle orme di Edward, decima tappa del campionato italiano turismo. Merito Porto Salvo, basta giustificare gli stupri, l'appello di non una di meno. E ancora domani via al processo sulle violenze contro la tredicenne. Montebello Ionico, Ago, Filo e Uncinetto iniziano i corsi a cura di Arte Antica, mestieri di ieri. Vedete le socie dell'associazione Arte Antica. E ancora Motta San Giovanni, preoccupazione per i randaggi in centro. La segnalazione arriva da un gruppo di cittadini allarmati. Vedete un branco di cani randaggi dunque a Motta San Giovanni. Adesso è il momento di occuparci di Ionica, ma soprattutto di Locride. Dunque gioiosa Ionica, contrade a rischio isolamento, manifestazioni di protesta dei residenti di Junchi e Prisdarello, paura per le prime piogge sull'unica via di passaggio, lettera anche alla città metropolitana. Avete un momento della manifestazione di qualche giorno fa lungo la strada che collega a gioiosa Ionica, un'iniziativa dunque di protesta seguita anche dalla nostra emittente con le interviste anche realizzate dal collega Pino Carella sul posto e poi tra l'altro servizio che avete potuto anche seguire nel nostro TG. Vedete qui presenti diversi cittadini ma anche tanti amministratori. Caolonia, l'amministrazione sbarca a Campoli, strategie per la viabilità montana, una corsa dello scuolabus per i bimbi della frazione. Con la proverbiale ospitalità che la contraddistingue, la popolazione della frazione montana Campoli di Caolonia ha accolto dunque l'amministrazione comunale di Caolonia, guidata dal sindaco Chieti Belcastro, assieme agli assessori Maria Grazia Di Masi e Antonio Cavallo e il consigliere delegato alle problematiche delle frazioni Cosimo Petrolo Scicchitano. Monasterace di Spalla, si parla di rifiuti, debito rateizzato, il comune dunque di Monasterace, uno degli oltre 300 enti locali calabresi indebitati per quanto concerne il piano di emergenza dei rifiuti, ha fissato con la Regione Calabria un piano di rientro relativo alle annualità 2013, 2014, 2015. E adesso Riace, ancora solidarietà al sindaco indagato, il coordinamento calabrese Acqua Pubblica Bruno Arcuri vicino a Lucano. Ha saputo realizzare, si legge nel virgolettato del sottotitolo, gli interventi necessari per rendere autonomo il servizio idrico. Grazie a lui la tutela dei beni comuni. Vedete qui il sindaco Mimmo Lucano. E ancora per quanto riguarda la Locride, ci spostiamo a Brancaleone, questo ampio servizio di apertura firma di Agostino Belcastro, un paese ancora senza bussola. Il Consiglio Comunale non ha aggiornato la toponomastica, oltre 80 strade senza denominazione e tante case con numerazione irregolare. Vedete uno scorcio del centro di Brancaleone in questa foto. E ancora Locri, l'estro di Nino Racco per l'arte di Mariniello. Vedete Nino Racco alla mostra a Locri. Monasterace, virus condiziona donazioni Avis, 11ª giornata di donazioni per l'Avis di Monasterace. Con la 4ª giornata di raccolta ordinaria sono state 12 le sacche di sangue riempite domenica mattina presso la sede di via Giorgio Papaleo, risultato condizionato comunque dal virus Chikungunya, che ha visto alcuni casi nella vicina guardavalle, per cui ha aggiornato lì anche per poche ore, anche per un caffè nei giorni scorsi. E ancora l'intesa
CEN contro la violenza su donne minori, una rete di accoglienza tra 9 comuni. Vedete, sono sempre in aumento le violenze, le molestie e i danni di donne e minori. Continuiamo ad occuparci di quotidiano, apriamo le pagine della Piana. Quelle bando non calpesta diritti, vedete, Taurianova, operatori per la gestione dei rifiuti, il comune replica alla minoranza, l'amministrazione afferma un'occasione di crescita con una strategia per discriminare. E ancora qui Palazzo Municipale di Taurianova. Polistena, non tenere il congresso provinciale, decisione incomprensibile e sbagliata. L'ex sindaco della città di Polistena, La Ruffa, perplesso sulle scelte del Partito Democratico. E poi ancora la polemica mensa e scuolabus, la polemica passa attraverso i social network, l'incipit dato da un'associazione locale. Valerioti, che è il sindaco di San Giorgio Morgeto, e l'ex sindaco Cleri attacca. Vedete qui Salvatore Valerioti, è stato un po' un botta e risposta tra Valerioti e l'ex Cleri. Santa Cristina d'Aspromonte, cercatore di funghi, porta a casa un maxi porcino da 1,8 kg, record direi Leo Velonà e il maxi fungo in questa foto. E ancora Vibo, la pagina di Vibo, solo l'apertura, il titolo, vedete, il comune consegna l'appalto di Sesto Idrogeologico, una ditta di Roma, eseguirà i lavori di messa in sicurezza, interessati a Faccio Cancello Rosso, Piscopio, Triparni, Longobarde, l'ex linea FCL, Ferrovie Calabro Lucane. E poi la protesta Sinistra Italiana e MDP scendono in strada insieme ai sindacati confederali, manifestazione nazionale contro la nuova finanziaria. Era questa l'ultima notizia. Chiudiamo con lo sport, perché Antonio Candreva fa respirare l'Italia, gol e partita ieri sera 1-0 contro l'Albania, un gol dell'esterno regala la vittoria dunque in Albania, azzurri testa di serie ai playoff. E adesso bisogna guardare con fiducia a questi playoff per cercare in qualche modo di arrivare ai mondiali di Russia 2018. Il commissario tecnico azzurro: al gol non ho esultato, l'ho fatto dentro di me, ha detto Ventura, non particolarmente soddisfatto della prova dei suoi. Il maestro Pirlo si ritira, lo dicevamo prima, ha giocato anche in Calabria, nella Regina, qui con la Coppa del Mondo, i mondiali indimenticabili del 2006 con Marcello Lippi in panchina. A 38 anni lascia il calcio, colpi di genio, cucchiaio e quelle punizioni maledette. Alla mia età, dice, ci sta a dire basta. Io allenatore non mi è ancora scattata la scintilla, dice Andrea Pirlo. Qui vedete in questo reportage fotografico con la maglia azzurra, con la maglia ancora della nazionale dell'Inter, della Juventus, del Milan e quella della Regina. Continuiamo i fatti che riguardano le squadre calabresi, che oggi la maggior parte riprende la preparazione dopo l'ultimo weekend. Il Crotone da oggi si fa sul serio, perché bisogna pensare a quella che è la prossima sfida di campionato. Il tecnico spera intanto di avere Budimir al 100%, semi verso la conferma. Nicola prepara la sfida contro il Torino, da valutare le condizioni di Mandragora, da decifrare le condizioni anche di Tonev. Mandragora dunque dovrebbe rientrare, questa è una buona notizia per l'allenatore Nicola. Mandragora è un elemento importantissimo per lo scacchiere pitagorico. E ancora, per quanto riguarda le calabresi, Catanzaro Dionigi si presenta, ieri è stato presentato ufficialmente il nuovo allenatore delle Aquile. A questa squadra serve aggressività, ha detto dunque a caldo nella sua prima intervista in conferenza stampa, competitività e tanta coesione di gruppo. Il presidente noto: mi dispiace per Erra, ma la squadra rende, mi ha deluso. Cambia registro dunque il Catanzaro adesso con la guida tecnica affidata a Dionigi. E ancora una Regina ancora spuntata, Regina reduce da 2 sconfitte consecutive, Maurizi dovrà fare a meno di Bianchimano, Tulissi, Sciamanna e Garufi per la prossima sfida decimata. Dunque la squadra Amaranto si cerca il riscatto con l'Andria dopo 2 KO consecutivi. Gli 11 sono già 11 le panchine saltate. Per quanto riguarda il campionato di Serie C, Cosenza ricostruire autostima e dignità. Anche il Cosenza arriva da una brutta prova, quella al Marulla qualche sera fa con il Casarano, e poi una giostra ricca di sorprese. Vedete, il campionato conferma le due insidie e mette in vetrina tanti protagonisti. I protagonisti di quest'ultimo turno in Serie D sono stati Ortolini della Palmese e Luigi Lepiani, sempre della Palmese, entrambi nella top 11 della Serie D. Cittanovese a Vibo Valencia, un pieno di fiducia necessario. Intanto, per quanto riguarda le altre notizie, vedete Siderno 3 gare per capire, vediamo la capolista per capire
cosa può riservare la stagione. Arrivano gli scontri diretti per i bianco-azzurri, che stanno facendo bene in questo avvio di stagione Siderno, ricordiamo guidato da Francesco Galati. Vibonese sono schiaffi salutari, questo dopo la sconfitta con la Cittanovese avvenuta dunque domenica. Non ci sono altre notizie importanti, abbiamo dato uno sguardo veloce anche allo sport, lasciamo il quotidiano del sud, tra poco ci occuperemo di Gazzetta, ecco, lasciamo dunque il quotidiano. A proposito di calcio, è stato riconfermato alla guida del Roccella Giampà, si erano diffuse voci un possibile esonero, invece la società ha ribadito fiducia dunque per il tecnico roccellese almeno fino a dicembre, si leggeva in una nota stampa da parte della società dopo la riunione di qualche sera fa. Siamo già a Gazzetta direttamente, pagine regionali, pagine Calabria, perché andiamo ad occuparci subito di politica, ma anche i temi della sanità e soprattutto anche i temi che riguardano la cronaca. Vediamo subito l'apertura che riserva Gazzetta per quanto riguarda le pagine Calabria. Sconfiggere le mafie è possibile, non servono eroi ma gente normale. Il presidente del Senato Pietro Grasso a Vibo Valentia per parlare ai giovani. Il ricordo di Falcone e Borsellino, conoscere per evitare di ripetere gli errori. E ancora nella stessa pagina, comuni e partecipati, la Corte dei Conti vuole vederci chiaro. Chiesti i programmi di revisione, le verifiche puntano a meglio definire gli atti degli enti locali. Entro il 30 ottobre i sindaci avranno l'obbligo di trasmettere tutti gli atti. Vedete qui la Corte dei Conti, i giudici contabili puntano a fare piena luce. Andiamo avanti, quest'altra notizia, vedete Sacal Spa, bilancio approvato ma scoppia una nuova frattura alla Lamezia Terme all'aeroporto, e noi ci occupiamo adesso di pagina 22, bambina violentata dallo zio per 6 anni, questa brutta storia arriva da Paola. L'uomo è stato rinviato a giudizio dal GUP di Paola insieme con la madre della giovanissima vittima. La minorenne ha raccontato ai magistrati inquirenti gli abusi ed i ricatti subiti dal familiare. Dunque l'infanzia violata, 6 anni di abusi sulla nipotina con la complicità della madre che avrebbe favorito il fratello, sono pagine dell'orrore quelle che hanno ricostruito gli inquirenti, pagine di violenza inaudita, ingiustificabile, tutti reati che sarebbero stati secondo le indagini perpetrati tra le mura domestiche, violando così in più occasioni senza scrupoli il sangue dello stesso sangue. Questo è un primo stralcio di questa notizia che trovate all'interno di Gazzetta, precisamente a pagina 22. L'imputato sarà giudicato dai togati del tribunale della cittadina tirrenica, un'esistenza senza dubbio infernale. La ragazzina ha dovuto sopportare gli abusi del parente che la minacciava. L'udienza preliminare, lo zio e la madre della bimba sono stati rinviati a giudizio ieri a Paola. E ancora Merito Portosalvo, le donne si mobilitano in aula contro il branco. Andiamo al taglio basso, ci occupiamo di Corigliano, nell'antico forno laboratorio per confezionare le dosi. Questa è la cronaca, notizia che oggi domina in tutte le testate calabresi. Blitz antidroga dei carabinieri della compagnia di Corigliano a San Demetrio con 7 persone in manette, in asse, hanno scoperto e sequestrato i locali del forno. E poi ancora, ladri in fuga uccidono un cane, successo a Mileto. E ancora a Reggio, le cosche inquinano il settore della depurazione. Preoccupazione per il futuro occupazionale di 29 dipendenti IAM. Voltiamo pagina, ancora Gazzetta del Sud, un cammino paradisiaco lungo la Costa Viola e il viaggio tra storia, mite e leggende proposto dai volontari delle 5 città del Regino. E poi gregge sulle rotaie, treni bloccati per ore, va in tilt la tratta ionica appena riaperta. Vedete, la notizia rimbalza anche all'interno di Gazzetta nelle pagine regionali calabre. L'incidente all'alba di ieri tra Cropani e Simeri Crichi, ovini maciullati e disagi per centinaia di passeggeri. Dunque, sicurezza, sono insufficienti i sottopassi lungo la ferrovia, quello che è accaduto ieri con tanti disagi alla circolazione ferroviaria per il fermo dei treni e alcune pecore morte. Intanto ieri mattina a Vilo una mucca sulla 2, un incidente surreale, ieri mattina tra Scilla e Bagnara coinvolte 4 auto, feriti lievi, il traffico anche deviato. A fianco di spalla processate il clan Torcaso Gualtieri, c'è la cronaca giudiziaria, la richiesta della Didia Catanzaresi
imputati, 32 presunti appartenenti alla cosca di Lamezia Terme. Continuiamo ad occuparci di temi che riguardano Gazzetta del Sud, la violenza ferisce il Maranatà. Il Maranatà, prima il tentato furto e poi la barbara uccisione con un'ascia del cane Rambo, l'accaduto a distanza di poche ore da un atto vandalico contro un'edicola religiosa. Tutto questo è accaduto a Mileto, vedete la struttura presa di mira dai malviventi che non hanno esitato a uccidere a colpi d'ascia il cane Rambo, mascotte del centro. E ancora a Capistrano Comune si dimette Domenico Messiano, a Capistrano gli subentra Maria Florio, il consigliere era stato candidato a sindaco per Crescere Si Può. Ecco la decisione, qui il consigliere Domenico Messiano che ha deciso di abbandonare, dunque di dimettersi. Sui passi della fede, tra preghiere e gioia a Monte Rosso Calabro, i festeggiamenti a San Nicola da Crissa e poi ancora iniziative natalizie, è chiesto un contributo a Serra, il comune si prepara per quelle che sono le iniziative natalizie del mese di dicembre, corsi di istruzione per adulti e stranieri intesa tra il comune di Filadelfia, dunque le lezioni rivolte a chi non ha potuto assolvere all'obbligo scolastico. Andiamo avanti, siamo già alla cronaca di Reggio, i temi che riguardano la sanità, centro dialisi a Reggio, le condizioni ci sono tutte, secondo il consigliere comunale delegato alla sanità Valerio Misefari. Intanto la Santissima Medici ha avviato l'iter per una struttura extraospedaliera. L'esplicitazione del fabbisogno per l'ASP 5 non risulta essere stata mai formalizzata. E poi prevenzione del randagismo, nuovo regolamento via libera in commissione, il provvedimento approvato all'unanimità deve passare dal consiglio. Mortara di Reggio, il paradosso diventa beffa, la perizia attesa da oltre un anno e la ditta la Fatre fiuta aria di successo. Per quanto riguarda ancora Gazzetta, i temi che riguardano adesso le pagine prima della Tirrenica, subito dopo ci occuperemo di Ionico, oggi è il giorno del commissario a Villa San Giovanni, lo dicevamo, dovrà gestire il momento più delicato per la città, quasi una staffetta con Iorio per Vittorio Saladino che incontrerà il personale e anche i consiglieri comunali. Vedete qui in questa foto Vittorio Saladino nominato dal prefetto di Reggio commissario con i poteri di sindaco e giunta. Per quanto concerne le altre news, alcune notizie in breve, la prima arriva da Cittanova, il cinema percorso di crescita, Bagnara, il 16 torna a riunirsi il Consiglio Comunale, a 5 fronti, Ferrovie Calabre, problemi igienici in quella zona, progetto per valorizzare i forti Umbertini, è stato presentato a Campo Calabro. Andiamo a 5 frondi, adesso Longo e rinascita, anomalia tutta in casa PD, pagina 31, a 5 frondi il vice sindaco si è iscritto ma i Dem sono all'opposizione. Il segretario del circolo Galimi ha votato anche contro il riequilibrio, l'ex consigliere provinciale afferma lascerò l'esecutivo solo se sarà il sindaco a chiedermelo. Vedete qui Giuseppe Longo, vice sindaco di 5 frondi, si è iscritto al Partito Democratico. E poi ancora Polistena, la Ruffa, un errore del partito non fare il congresso, riferimento al Partito Democratico, la Ruffa, il segretario del PD di Polistena. E poi raccolta rifiuti, no alla multiservizi, ma l'attuale ditta è inadempiente alla bocciatura della mozione in Consiglio Comunale a Palma. Un'altra storia attacca, la maggioranza non vuol creare occupazione. Secondo Antonio Barilari il comune deve applicare le penali per un importo di 300.000 euro. Ancora altre notizie, quella che arriva da San Giorgio Morgeto, mensa e scuola bus, era tutto già avviato, l'ex sindaco Clere rivendica l'impegno nel settore scuola San Giorgio, ottenuti dalla provincia 90.000 euro per due pulmini e due mezzi confiscati. Vedete qui Carlo Clere, ex sindaco di San Giorgio Morgeto, un botta e risposta con il sindaco attuale Valerioti. E poi Palmi, raccolta rifiuti, no alla multiservizi, ma l'attuale ditta è inadempiente, lo dicevamo già prima. Invece adesso ad Oppido, Vincenzo Barca, eletto segretario della Associazione Italiana Giovani Avvocati, dunque ad Oppido, vedete Barca e Suriano in questa foto. Per quanto riguarda ancora le notizie di Gazzetta, ci spostiamo ancora a Taurianova, sempre per quanto riguarda la piana, operatori dei rifiuti scelti nella massima trasparenza, Taurianova l'opposizione aveva chiesto la revoca delle bando, l'amministrazione del sindaco Scionte respinge le accuse di favoritismo a vantaggio della consulta delle associazioni. E ancora taglio alto a Rosarno, in Francia,
appietrate la teca del monumento a Santa Rita. Il gesto sacrilego si è verificato nella notte tra domenica e lunedì. Il danno è di appena 2.000 euro, ma in città lo sdegno per il vile gesto è stato unanime. Vedete, monumento a Santa Rita, i danni alla teca che si trova sulla statale 18 in contrada Bosco. San Ferdinando Mobilità, per 3 nuovi dipendenti, emesso l'avviso pubblico, presteranno servizio nelle aree tributi, demografica e vigilanza. Ufficio personale affidato a Rocco Celeste, che appare in questa foto. Il comune parte civile e l'ex, per quanto riguarda ancora la giudiziaria, a Laureana di Borrello, delibera della commissione straordinaria di Laureana di Borrello. L'operazione della DDA portò alla luce l'influenza dei clan nella vita politica e amministrativa. Gioia Tauro, il Tribunale della Libertà concede il domiciliare a D'Amato, operazione Mediterraneo. La Corte d'Appello aveva respinto la richiesta del legale. Il 45enne è stato condannato a 6 anni e 8 mesi per commercio di armi e riciclaggio. Adesso i fatti che riguardano la Ionica, ci spostiamo a Melito. Quanti riflettori puntati sulla convenzione col Consorzio Regino e sul comodato gratis? Melito Porto Salvo indaga la Guardia di Finanza. Intanto, dopo la mancata discussione nell'ultima seduta, il Consiglio non è ancora stato convocato. Il sindaco di Melito, Meduri, spiegare meglio alcuni passaggi nell'atto in modo da evitare confusione. E poi ancora Reggio Calabria, Ictus, una giornata dedicata a streaming per la prevenzione, iniziativa dell'associazione Onlus Alice. Effettuati 112 controlli e rilevato il 20% di prime diagnosi. Vedete, controlli gratuiti a Condofuri. Poi a Montebello, ex scuola da affittare senza corrispettivo a un sodalizio che dovrà impegnarsi a renderla agibile. Ancora Condofuri di spalla in consiglio depuratore e piano spiaggia. Da Bova, Pentadattilo, la festa dei centauri, la kermesse organizzata dal motoclub Aquile del Sud. Ancora, per quanto riguarda la Ionica, siamo già ai temi che riguardano il comprensorio, tutto il territorio in un portale, il lancio di Locride in rete.it. Marina di Gioiosa qualche sera fa presentato a cura del consorzio Locride Ambienti. Assenti comunque il sindaco della città metropolitana Falco Matari, governatore calabrese Mario Oliverio, che non hanno presenziato. E ancora una messa in rete dell'intera offerta culturale e turistica a cui potranno partecipare amministrazioni, aziende e cittadini. Vedete l'intervento qui durante l'iniziativa di Loiero, sindaco di Grotteria e presidente di Locride Ambiente. Noi proseguiamo perché ci occupiamo subito di ospedale di Locri. Vediamo un rinforzo per la rianimazione dall'ASP, segnali di attenzione, un reparto carente di personale medico. Vedete qui Pasquale Mesiti, direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza, e il direttore generale dell'ASP Giacomo Brancati. Frutto dello screening avviato da Mesiti e forte sull'emergenza urgenza. Dunque è stato finalmente rafforzato con un'unità il reparto di rianimazione dell'ospedale di Locri, da tempo in affanno per la carenza di medici specialisti. Simone Della Guille, attendiamo, dice, misure analoghe sugli altri reparti dell'ospedale in grande sofferenza. Lascia Locri il PM Cosentino, giudice col pallino del teatro, destinato alla procura generale della sua legge. Saranno ricordate, oltre le inchieste, i suoi monologhi per un diritto più umano. Eccoli, questa foto, Salvatore Cosentino ama citare Sciascia. La mafia sarà, dice, sconfitta da un esercito di maestri elementari. Le ultime news, ancora Locri, badante assassinata, processo da rifare. Branca Leone, la Cassazione ha annullato la condanna in appello di Bevilacqua. Secondo grado la pena era stata aumentata da 22 a 30 anni di carcere. Ricordiamo che il cadavere era stato trovato in spiaggia semicarbonizzato. Vedete Tatiana, uccisa, ricordiamo, nel settembre del 2013 a Brancaleone. Siamo in chiusura, Caulonia. Interpellanza e mozioni su scuole e acquedotto da parte della minoranza Officina delle Idee, guidata da Franco Cagliuso, che è stato anche candidato a sindaco. Giunta invitata a un'accurata ricognizione del patrimonio immobiliare. Sulla condotta di Stramerca ha sollecitato un intervento prima dell'arrivo delle piogge. Ed è qui Francesco Cagliuso, ricordiamo, capogruppo consigliare di minoranza a Caulonia. Invece a Sederno, usare la legge sui piccoli borghi
borghi per rivitalizzare i centri storici. Rinnovato l'appello da parte del presidente dell'Associazione dei Comuni, ma Candi avverte, ma per accedere ai benefici serve un impegno a semplificare le procedure a carico degli enti locali. In provincia di Reggio Calabria, 32 comuni su 97 non superano i 1500 abitanti. E qui in questa foto Franco Candia con tanto di fascia tricolore. Per quanto riguarda le altre notizie, Demetra, Persefone e gli dei dell'antica Epizeferi, l'interessante incontro al Pala Cultura sui miti e le credenze della cittadella Magno Greca. Era governata da un sistema sacro legato all'ambiente femminile. Di spalla quest'altra notizia, a Placanica, giornata diocesana, il plauso di Stucchi e poi inchiesta Geoking Cavallaro ai domiciliari, indagato per droga e armi a Caulonia. Era questa l'ultima notizia, le previsioni meteo dicono piovaschi su Sicilia e Calabria, le temperature non cambiano, rimangono stabili. Abbiamo così completato, non ci sono altre notizie importanti, abbiamo detto dello sport, la vittoria della nostra nazionale e poi quasi tutte le squadre calabresi che oggi riprendono a lavorare in vista dei prossimi impegni di campionato. Intanto a Catanzaro Davide Dionigi ha già iniziato il suo nuovo lavoro da tecnico, è stato presentato ieri e poi subito prima seduta di allenamento. Come ci ritroveremo questa sera alle 19, perché parleremo soprattutto di grotteria con la presenza in studio del capogruppo Raffaele Lupris, parleremo soprattutto di Tares, sono stati recapitati ai cittadini di grotteria, dunque è stata recapitata la Tares e svilupperemo questo argomento che sta tenendo banca in queste ore, lo faremo con il capogruppo di opposizione per parlare di questo e di tantissimo altro. Vi aspetto alle 19 dunque in diretta su Telemia per la puntata del 60 News. Alle 13.30 invece vi ricordiamo la nostra prima edizione del TG News con tutte le notizie più importanti del giorno e tutti i nostri servizi. Grazie per averci ospitato, la rassegna stampa ritornerà puntualmente domani. Buona giornata a tutti. Venditore autorizzato Rita Severino, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Centro medico gastroenterologico e polispecialistico Endo Studio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia,
polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione, inoltre endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color doppler. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela, via provinciale, contrada riposo, a Locri. La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare, è dotata di ogni comfort tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità, è autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Patrizia Papandrea Couture crea abiti sartoriali artigianali unici, con i migliori tessuti italiani, pizzi e merletti, realizzate con antiche tecniche del tombolo e fuselli. Linee di prêt-à-porter e cerimonia donne e bimbi, abiti che regalano emozioni uniche e che rendono ogni donna una donna di classe. Patrizia Papandrea Couture, Carolina Maria. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini. Cabaret. Serate karaoke e balli di gruppo. Animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, ballon art, volontari clown presso l'ospedale di Locri e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324 69 077 28.